Io in Italia ci sono già stato. Sì. Però era il paese di cui io sapevo poco o niente, se non quello che vedevo in televisione. Perché da noi c'era una trasmissione che andava in onda tutte le sere, ma non si capisce niente. Sono quelle solite dove si ha l'impressione che vinca chi urla di più. Non si capisce niente di quello che dicono. Forse esistono anche da voi, finestra a finestra, quelle di cui siamo. Lo stesso, balcone a balcone, è sempre le stesse. Ma lì ho potuto seguire vicende legate a mafia, camorra, 'ndrangheta, attentati contro il giudice Falcone, Borsellino! Io col terrore negli occhi sono sbarcato alla stazione centrale di Milano. Per me chiunque incontravo era un potenziale mafioso. Ma niente, la gente si comportava come lo si fa in tutte le stazioni del mondo. Baci e abbracci, addii dolorosi, ma anche ritrovi gioiosi. Ma parlavano una lingua strana e io facevo fatica a capire dove iniziava la frase e dove finiva. Anzi, avevo l'impressione che usavano una successione di egloghe. Perché noi siamo stati cresciuti comunque dai francesi e il francese nel suo linguaggio cercherà comunque di farti capire quanto sia colto. Tipo un francese che viene da te per andarsene il giorno dopo, mica ti dirà "je m'en vais demain". No, neanche ai bambini si parla così, ma il francese vi dirà "voyez-vous mon cher monsieur, moi je ne sais pas si vous épousez mon idée ou pas, mais je pense que demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, peut-être je partirai". Traduco. Il francese mi dirà: "senti caro mio, io non so se lei condivide la mia idea o meno, però penso che domani all'alba, quando inizierà ad imbiancarsi la campagna, forse partirò". Tutto questo per dirti che se ne va domani. Ora prendiamo il caso in cui l'italiano si ritrovi nella medesima situazione, ovvero l'italiano Mario Rossi venga da te e se ne deve andare il giorno dopo, come tu le dirà? Vabbè, naturalmente il soggetto se lo scorda, ma non ha nemmeno il tempo di vedere se si imbianca la campagna o meno. Ti dirà semplicemente: "oh, domani". E se tu non hai mai soggiornato in Italia faresti fatica a decodificare quel segno. Ma io avevo anche l'impressione che la lingua fosse talmente complessa e difficile che non bastava parlarmi fra di voi per capirmi. Perché mentre uno faceva così, un altro faceva così, un altro che faceva così. E io dicevo fra me e me: "sei così fra di loro, neanche un secolo basterà per me che venga qua". Io, il mio cugino che avrebbe dovuto venirmi a prendere non si presentò. Sapete, i tempi africani sono elastici, si possono allungare a voglia, no? Non c'è niente che devi fare ora o mai più, no, puoi rimandarlo sempre al più tardi, all'istante successivo. E io dovevo telefonare, comprare la scheda telefonica, non parlavo la lingua, dovevo chiedere informazioni, allora usavo le lingue che sapevo. Avevo il mio zaino, tutto tranquillo, arriva uno: "excusez-moi monsieur, vous parlez français?" "No, no, non mi serve niente, non mi serve niente". "Oh, forse ce l'ha con i francesi". Arriva un altro: "excuse me, sir, do you speak English?" "No, no, già fatto prima, già fatto prima". Porca puzzola. Quello mi fece pensare. Io che prima vedevo in ognuno di loro un potenziale mafioso, allora erano loro che vedevano in me il potenziale Cucumbra. Ho detto: "no, io non ci sto, perché voglio passare dallo stato di Cucumbra allo stato di Burbensà. E per fare ciò dovrei imparare la lingua". Ma fu una tragedia. Perché allora non c'erano scuole come in questi, che comunque insegnavano la lingua italiana. No! Ho provato con i giornali, con l'aiuto del dizionario. Era possibile passare
dal francese all'italiano o dall'inglese all'italiano e viceversa. Il problema era dopo come abbinare le parole. Io francamente qui lo dico e qui lo nego. Non so chi sia stato ad inventare la grammatica italiana, ma sono convinto che si drogava. Ho detto vabbè, proviamo con la radio, ma in radio non parlano, corrono, non si capisce niente. Fate mente locale. Ah! Mal di schiena? Piace collo? Usa momento. Fin lì si capisce. Ma dopo, in 2 secondi, vi diranno tutta la Costituzione italiana. Ma chi che li capisce? Lascia perdere la radio. E siccome in casa spesso si ascoltava anche Radio Popolare che metteva musiche dal mondo, così un giorno ci fu una bella canzone di Yusuf Nur, un canto che mi ricordò casa, le mucche, i cavoli, le capre, gli odori, i profumi. E io di corsa sono uscito dalla stanza per alzare il volume, ma sbagliai il tasto perché spostai la frequenza e beccare. E allora lì fu il giorno. Perché mentre tutte le stazioni correvano, Radio Maria. Era l'unica stazione che prendeva il tempo di scandire bene le parole del Signore. Secondo me, nei studi di Radio Maria avranno una chiesetta lì. Perché la mattina presto c'era uno che andava avanti, Padre nostro, e sentivi un altro gruppo ancora, cioè, Padre nostro. Quindi io per 2 volte avevo la possibilità di ascoltare quello che dicevano, tradurla e ricomporla. Io pur essendo musulmano, a forza di ascoltare Radio Maria, conosco perfino i Vangeli apocrifi. È solo che dopo un po' mi viene voglia di confrontarmi col signor Mario Rossi, capire un po' a che punto sono arrivato nel mio impegno, facendo domande semplici a Milano. E salve, cortesemente vorrei andare in Piazza del Duomo, come potrei fare? Mi guarda e se ci appa il culo. E poi mi risponde senza coniugare i verbi. Tu andare al Duomo? Sì. Tu venire qua. Tu vedere tram lungo 32, sì, tu salire su. Però prima tu fare biglietto, perché se tu non fare biglietto controllore tu casa. Prima fermata, sì, tu non scendere giù. Seconda fermata, sì sì, tu non scendere giù. Ma quando arrivare, terza fermata, porta Genova, tu scendere giù. Ma voi avete mai visto qualcuno scendere su? Perché secondo me chiunque scendeva giù. È come se uno dopo essersi fumato tutto il prato di San Siro, io oggi scendo su. Tu lì aspettare tra un piccolo giallo 2, sì, arrivare tu salire su. Via Torino, sì, tu vedere fermate, 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 sì, sì, ma tu. Ma quando arrivare fondo via Torino, sì, tu vedere palazzo, ma tu. Non vedere dietro palazzo. Ma dimmi te, se io mi ritrovo di fronte al palazzo, come cavolo faccio a vedere dietro il palazzo? Allora lì camminare 20 metri dopo, hai capito? E che fai? Ti spari. Sorridi e ringrazi. Perché nell'immaginario la lingua sembra talmente difficile che per farsi capire dallo straniero conviene subito dargli del tu, allora non coniugare i verbi. Mentre io cercavo il contrario. Però in quei momenti lì ho conosciuto anche il mio miglior amico, Salvatore.